Buongiorno a tutti, qui è sempre Arduino Schenato da iRforex.com e in questo video voglio parlarti delle tre motivazioni principali che hanno modificato il mio modo di fare trading. Voi sapete che io da tantissimi anni che vado a cercare di trasmettere un certo tipo di trading, principalmente con la price action, e mi avrete sentito parlare sicuramente di time frame alti. Ecco, il primo punto che posso dire a livello operativo ha cambiato sicuramente il mio modo di fare trading è quello di andare a operare, di andare a esaminare esclusivamente i time frame alti. Che cosa significa time frame alti? Significa quei time frame come il mensile e settimanale per avere una view molto chiara del mercato, ovviamente con il daily. Quindi, nel momento in cui io tantissimi anni fa ho iniziato a fare trading e ovviamente ho provato un po' di tutto inizialmente, in realtà anche nel mio percorso ho cercato di capire e provare altri approcci, ma alla fine poi l'approccio, quello che fa per me almeno, è questo. E devo dire che in effetti negli anni, pensando anche un po' al mio passato, una delle cose che ha modificato la mia operatività in meglio è stata quella di focalizzare la mia attenzione su time frame alti. Quindi il primo punto molto importante che ha switchato i miei risultati nel trading ai time frame alti, cioè il cercare di esaminare la big picture, weekly, mensile, daily, e poi solamente poi magari andare a cercare input operativi, per esempio su grafico daily. Questo è sicuramente una cosa che quindi consiglio a tutti, soprattutto a chi magari in questo momento non riesce ad ottenere risultati nel proprio trading. Quindi focus estremo su weekly principalmente, dando un occhio ovviamente al mensile, e il weekly deve essere la vostra mappa per la settimana. Poi, ovviamente non è che guardo il time frame alto e tutto mi si risolve. E quindi il secondo punto che mi sono segnato come punto importante che ha switchato i miei risultati quando ho iniziato a fare trading in maniera profittevole e costante è stato il trading a bassa frequenza. Perché è ovvio che io posso usare anche una view mensile e weekly, posso anche andare poi sul grafico daily a cercare magari i miei input o sul 4 ore, ma se il mio trading non è a bassa frequenza, ogni giorno ci sono operazioni possibili e quindi io comunque opero tantissimo, comunque anche se utilizzo un time frame o dei time frame alti. Quindi la seconda cosa che ho visto ha migliorato i miei risultati è stata proprio quella di andare a cercare di focalizzare la mia attenzione sulla qualità, quindi trading a bassa frequenza, non sulla quantità. Spesso mi succede di sentire ancora cose del tipo: ma se faccio più trading, probabilmente i miei risultati migliorano. Ecco, io invece sono dell'idea che dobbiamo fare trading solo quando il mercato, l'ambiente, la struttura è qualitativa, c'è qualità in quel tipo di struttura, e quindi posso poi sparare il mio trade. E non tutti i giorni ci saranno dei trade, non tutte le settimane ci saranno dei trade. Queste cose le ripeto dai miei primi ebook, Professional Trader, il business del forex trading, ormai scritti 10 anni fa, ma ancora oggi devo dire che ogni tanto sottolinearli non fa male. Quindi, oltre a il focalizzare la mia attenzione in time frame alti, quindi non andare sotto i 4 ore, la seconda cosa è il trading a bassa frequenza, quindi focalizzarsi sulla qualità. La terza cosa che è molto importante è la conferma, cioè nel momento in cui io ho una struttura molto interessante, per esempio su grafico weekly, dovrò avere per forza una dinamica, un segnale, un trigger, un tipo di ambiente corretto anche sul daily e poi chissà una conferma anche su 4 ore. Quindi la terza cosa che devo dire ha switchato nuovamente i miei risultati e quindi concludo con questa è proprio la conferma del time frame daily 4 ore, cioè nel momento in cui ho una struttura buona, per esempio per un long su un mercato euro-dollaro, benissimo, sul weekly c'ho il livello, c'ho il swing, c'ho tutto quello che mi serve, c'ho la volatilità. Benissimo, poi dovrò avere il daily e magari anche 4 ore che mi diano la conferma per sparare il mio colpo. E quindi che cosa fare? Sul daily andrò a ricercare poi il mio input operativo, la mia dinamica operativa, e magari se la trovo potrei anche pensare di andare nuovamente più giù, non troppo ovviamente, sul 4 ore, time frame molto vicino al daily, ma che ci permette magari di
a volte migliorare magari l'entrata per un migliore risk reward, ma anche avere una conferma in più, e quindi la conferma ci permette poi di sparare in modo più calibrato ed avere anche un rapporto di rischio e rendimento migliore. Quindi, in linea di massima, le cose che hanno tecnicamente, sto parlando di tecnicamente cambiato il mio modo di fare trading sono il focus esclusivamente su time frame alti. E cosa significa? Mensile, weekly, daily, mensile, weekly, daily, questo è il focus chiaro. Ovviamente mensile è un qualcosa di medio-lungo termine, quindi se vogliamo essere un pochino più precisi, weekly, daily, weekly, daily, weekly, daily, questo deve essere il vostro focus operativo. Seconda cosa, trading a bassa frequenza, quindi non perché c'è per forza un input si deve tradare, ma dobbiamo capire se quella cosa lì ci permette di fare un qualcosa che è come dire, funzionale al nostro, efficace per arrivare al nostro obiettivo, che nel mese deve essere quello di cercare di portare a casa un profitto. Quindi non tradare tutto, ma tradare solo la qualità, e poi per finire la conferma su time frame daily e magari anche su time frame a 4 ore. Queste sono le tre cose che tecnicamente per me sono il focus principale a livello tecnico. Quindi cercate anche voi di focalizzare, se fate ovviamente questo tipo di trading, l'approccio price action, quello che comunque da tempo cerco di trasmettere in giro per l'Italia. Quindi focalizzatevi su queste tre cose e vedrete che qualcosa di meglio riuscirete a fare. E comunque non vi dimenticate di scrivere nei commenti qualsiasi cosa, anche per magari creare chissà un dialogo e magari qualcosa che poi mi può dare anche un input per creare un nuovo video qui per YouTube. Io a questo punto vi saluto, vi auguro un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.